Buongiorno a tutti. Dopo aver molto lavorato sull'estensione da Do a Sol, facciamo il passo di arrivare all'estensione di ottava. Però non lavoreremo da Do a Do, ma lavoreremo nell'ambito delle due dominanti. Quindi scendiamo sotto il Do e troviamo Do, Ti, La, Sol. Scopriremo che la struttura di Do, Ti, La, Sol è uguale come rapporti intervallari a Fa, Mi, Re, Do. In questa pillola però ci fermeremo soprattutto ad osservare l'intervallo Sol, Do, cioè dalla dominante bassa alla tonica, per capire quanto questo dà slancio nel canto popolare e di come sia possibile aiutarci proprio a rinforzare il senso di dominante tonica. Eccoci allora nell'ambito di ottava, non da Do a Do, ma da Sol a Sol, tra le due dominanti. Facciamo subito una considerazione molto molto semplice, che è questa: che quando io ho la bisogno di cantare nella tessitura da Do a Do, se immagino di mettere il Do all'altezza del Ci, come io troverei sulla tastiera, ho Do, Re, Mi, Fa, Sol, come vedete, e invece verso il basso ho Do, Si, La, Sol. È subito evidente che questa ottava, se fosse da G a G, da G a G, sarebbe molto scomoda da leggere, perché ci sarebbero moltissime note al di fuori del pentagramma. Quindi, generalmente, siccome quando abbiamo parlato del pentagramma, se vi ricordate, abbiamo detto che venivano fotografate le note, i suoni utili, le righe utili a descrivere quei suoni, allora sovente ci troveremo nella condizione di dover cambiare la posizione del Do. Ad esempio, in questo caso abbiamo Do Sol con il Do, con il Sol in basso, qua, o sovente troveremo ancora una delle righe più alte, quindi metteremo il Do alla posizione del G, quindi avrò da Do a Sol e poi da Do a Sol verso il basso. Ecco, in questa posizione sicuramente l'ottava che io vado a cantare è ben rappresentata nella chiave di violino e nella chiave di G. Un gioco di lettura sulle dita. Rimaniamo da Do a Sol, ma ogni tanto andiamo ad accarezzare la dominante inferiore. Do, Re, Mi, Re, Do, Sol, Do, Sol, Do, Re, Sol, Re. Re, Mi, Re, Mi, Fa, Sol, 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 Do. Un esercizio che ci fa gustare l'importanza del Sol basso e il suo senso di proiezione e di salto nella melodia. Do, 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 Sol, Sol, Do, Re, Mi, Re, 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 Sol, Sol, Re, Mi, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Fa, Fa, Mi, Re, Do, Re, Sol, Sol, Re, Re,
Sol, mi, re, do. In questo esercizio invece giochiamo un po' con i salti, quarta, quinta, sesta, settima, ottava. Do, sol, do, re, sol, re, mi, sol, mi, fa. Sol, 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 fa, sol, fa, mi, sol, re, do. Se provate a cantare solo la linea superiore, è una semplice scala. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. E in questo modo invece andiamo sempre a riprendere il sol grave. Come se stessimo suonando uno strumento ad arco, un violino o un violoncello, saltando da una corda all'altra. Qualche melodia che ci ricorda come nel canto popolare e non solo, questo salto sol do sia un salto elastico e sia un salto che dà moltissima energia, soprattutto durante le partenze. Vi faccio qualche esempio. El ciodo del ferrove, ciò dell'ame, ok? El ciò è proprio una partenza verso l'alto. Nel bosco c'è un ometto gentile, bel, di porpora fasse. O anche dal francese, Chevalier de la table ronde, dites-moi si le vin est bon. Chevalier de la table ronde. Quindi il canto si sviluppa dal Do ai gradi superiori, ma questo Sol basso, questa dominante che serve a dare il via, a dare l'abbrivio al canto. Un esercizio a due voci. Ascoltate come la seconda voce è fatta, si dice, di pedali, cioè lavora solo su due suoni. Via, do, re, mi, re, mi, fa, mi, do, sol, fa, mi, re, mi, fa, mi, re, do. Ancora un esercizio a due voci con solo la tonica e la dominante inferiore. Questa volta c'è una piccola complicazione dovuta alla presenza della nota col punto oppure con la legatura. Pronti via, do, re, mi, re, do, sol, sol, sol. Fa, mi, re, do, mi, re, mi, re, do. Do, sol, 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 do, sol, sol, do. Do, re, mi, re, do, sol, 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 fa, mi, re, do, mi, re, mi, re, do.
Eccoci arrivati al termine di questa pillola, abbiamo raggiunto l'estensione di ottava, non da tonica a tonica, ma rimanendo nelle due dominanti. Quindi siamo scesi fino al Sol e cantiamo da Sol al Sol dell'ottava successiva. In questa pillola abbiamo esplorato soprattutto l'intervallo Sol-Do in basso, abbiamo visto dei canti popolari, abbiamo visto qualche gioco di lettura e anche sulle dita. Per chi volesse esercitarsi ancora un po', ci vediamo in palestra. Grazie, alla prossima!